Tutto ha inizio con Mamma Carola, che ha pensato con successo di miscelare in maniera creativa e sapiente due prodotti che sono alla base della cultura culinaria eoliana: la granita pesca e malvasia, diventando così nel 2014 un marchio registrato. E non solo, il bar da Carola ha oltre 40 specialità di granite, prodotte con passione e utilizzando solo frutta fresca. Un peccato di gola, unico ed inimitabile. La sera poi lasciati avvolgere da un'atmosfera unica sotto il nostro gazebo in riva al mare, gustando i nostri aperitivi. Un incontro di miscela, fusioni e combinazioni. Il tutto accompagnato con dei taglieri ricchi di prodotti eoliani, buoni e gustosi. Bar da Carola, lo trovi a Panarea, in via Comunale Mare. Per informazioni chiama il numero più 39 09 09 83 161. Bar da Carola, dal 1990, sostiene che oltre alla qualità del caffè, ciò che conta è la sincerità del sorriso, in cui lo staff ti saluta. Bar da Carola. Radio Zimmari Web batte forte sempre. Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione, anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi provare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero più 39 349 139 38 53 oppure più 39 333 839 85 31. Enjoy Panarea. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimmari Web, la tua radio. Nadia Solange presenta le ultime notizie, news e novità. Tutte le info, anteprime, approfondimenti, interviste sul TG Zimmari. In collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. E dal notiziario delle Isole Eolie Online di questo mercoledì 22 novembre troviamo prima pagina sicurezzando. Costa Assicura ormai è una necessità di vita per essere tranquilli, sia quando si vive dentro che quando si esce. La sicurezza della propria casa è una priorità ormai. Uno degli aspetti cruciali da considerare è la scelta del portoncino o della porta d'ingresso. Investire in una porta blindata non è solo una questione di tendenza o stile, ma una decisione che impatta direttamente sulla sicurezza della famiglia e dei propri beni. Un portoncino o una porta blindata fornisce un livello aggiuntivo di protezione contro tentativi di intrusione o affrazione. La loro struttura robusta e i materiali resistenti rendono difficile l'accesso non autorizzato, fornendo una barriera fisica che dissuade potenziali malintenzionati. Oltre alla sicurezza contro intrusioni, i portoncini blindati offrono resistenza agli agenti atmosferici e alle urti esterni. Sono progettati per resistere alle intemperie e ai raggi ultravioleta e ad altri agenti che possono compromettere la struttura nel tempo. Questo assicura una maggior durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Oltre alla sicurezza, le porte blindate contribuiscono
anche all'isolamento termico e acustico di casa. La loro struttura certificata aiuta a mantenere una temperatura interna costante, riducendo così i costi energetici. Inoltre forniscono una barriera efficace contro rumori esterni indesiderati, creando un ambiente tranquillo e confortevole all'interno della tua casa. Alla sicurezza passiva solitamente si consiglia l'aggiunta della sicurezza attiva con impianti d'allarme e telecamere. La sicurezza non è mai troppa. Controcorrente eoliana sale. Secondo i dati raccolti da una review pubblicata su Natural Review Earth, per effetto dell'attività antropica, la concentrazione di sale nell'ambiente sta aumentando a livelli tali da costituire un pericolo per la salute umana. Tanto che gli autori suggeriscono di inserire i livelli di produzione e utilizzo di sale fra parametri da monitorare per mantenere in salute il pianeta. Analogamente è quello che già facciamo con la concentrazione atmosferica di CO2, lo spessore dello strato di ozono, il livello di acidificazione degli oceani. Nel caso del sale, il rischio principale è quello di ridurre ulteriormente la disponibilità di acqua dolce per uso potabile, che già sappiamo essere un punto critico a causa di vari fattori, fra cui il riscaldamento globale, l'inquinamento delle falde acquifere e la distribuzione delle risorse idriche in termini geografici. Anche la desalinizzazione dell'acqua con impianti fissi è un processo molto dispendioso in termini energetici ed economici, oltre al fatto che può generare dei sottoprodotti difficili da smaltire. Per il notiziario a Lipari, il parco archeologico di Diana appena ripulito e subito sporcato. Nuovo atto di inciviltà a poche ore della pulizia del parco archeologico di via Marconi. Appena pulito e subito sporcato, chiunque abbia perso la propria giacca o casetta di legno all'interno del parco archeologico di via Marconi è pregato di venirla a riprendere. Lo trovo surreale, ma intanto è accaduto ed è giusto, a mio avviso, sottolineare perché anche l'inciviltà non deve passare inosservata. Grazie mille. E a Lipari, celebrazione della Virgo Fidelis nella chiesetta delle Suore Francescane. Si è celebrata oggi nella piccola chiesa delle Suore Francescane dell'Immacolata Concezione di Lipari la cerimonia in onore della Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri. Alla Santa Messa, officiata da Monsignor Gaetano Sardella e Monsignor Giuseppe Mirabito, hanno preso parte il capitano Ortolani della Compagnia di Milazzo, il comandante della stazione di Lipari, le donne e i militari che prestano servizio nell'arcipelago delle Eolie e una rappresentanza presieduta da Villari de Lanci. Durante l'omelia, Monsignor Sardella ha ricordato le parole di San Giovanni Paolo II: non lasciamoci vincere dal male, ma vinciamo con il bene il male.
a Lipari, nel parco di Cinzolo, crescono anche gli alberi. Ed è stato, grazie a tutti, è stato un pomeriggio divertente all'insegna della natura. I bambini si sono divertiti a piantare due alberi di ulivo. Grazie a chi li ha donati, siete voi che con i vostri gesti ci aiutate a portare avanti questo grande progetto. E si ringrazia anche dalla scuola di Panarea, che anche ieri i bambini hanno piantato pure loro due alberi di ulivi. E da Vulcano in linea Rosalba Basile, piano Gelso, malcontento anche per l'acqua. Oggi voglio condividere il malcontento della comunità di Vulcano, piano Gelso. Siamo quasi arrivati al 2024 e dopo ormai anni di attesa dobbiamo ancora rifornirci d'acqua a mezzo autobotte e oltretutto a una cifra di 30 euro che è un salasso per le famiglie. Bene di prima necessità igienico-sanitario, possibile per le amministrazioni che si sussegue sempre il problema e persiste sempre. Per decenni l'acqua è arrivata in tutte le case del piano. Possibile che tutto quello che si è costruito in passato grazie alla vecchia politica oggi i nuovi rappresentanti non riescono neanche a mantenerlo? Vogliamo la linea diretta con l'acquedotto comunale. Non parliamo di Gelso, un altro salasso per attività commerciali e case di residenti con importi maggiori e con un acquedotto costruito in zona Portella di Gelso e mai utilizzato. Unica nota positiva, il trasporto a mezzo autobotte, riaffidato alla ditta di Natale Scafidi, sempre attenta e premurosa con le esigenze di ognuno di noi. Almeno abbiamo affrontato anche questa stagione appena trascorsa senza rischiare di restare senza acqua e non poterci neanche lavare. E parlo di residenti e turisti. Sono riusciti a far fronte a tutte le richieste senza guardare l'orario, dobbiamo solo ringraziarli, al contrario della vecchia gestione dove stendiamo un velo pietoso. E non potrò mai dimenticare che nel 2021, con i versamenti fatti il 12 giugno, al 4 luglio ho dovuto lavare mia mamma con l'acqua minerale, nonostante i solleciti che continuavo a fare. Ovviamente questo appello vale anche per la città metropolitana di Messina e per la regione siciliana per quanto riguarda linea acquedotto, strade provinciali e tutto il resto. Vulcano, non cada del fondo del cassetto di turno, perché noi non lo permetteremmo. Santa Marina Salina, giornata contro la violenza sulle donne per riflettere, di Maria Giulia Romagnolo. L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di lingua, ha ritenuto importante organizzare un momento di riflessione e conoscenza sulla problematica della violenza sulle donne in occasione del 25 novembre. Come tutti sappiamo, il 25 novembre è dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. Affrontare questo triste tema deve essere un dovere da parte di tutte le istituzioni del territorio. Vivere su un'isola non significa essere assenti da certe problematiche. Sono previsti due incontri il giorno 24 alle ore 18 nel salone della parrocchia di Lingua e vi sarà la proiezione del film L'amore rubato con l'intervento della dottoressa Simonetta Longo a discussione guidata. Il giorno 25 sabato alle ore 10 vi sarà un convegno nel salone polifunzionale di Malfa con la partecipazione del dottor Utano, dirigente medico di Milazzo, e la dottoressa Sebastiana Genovese, presidente dell'associazione Astrea di Milazzo e la dirigente scolastica Fanti. E si è svolta a Messina il Trofeo Internazionale del Mediterraneo organizzato dal Comitato Regionale FICLCAM Karate Quadruvo, Karate del Team Karate Messina di Paladino Capriti Crisari, evento dedicato ai kata e al kumite. Oltre 800 gli atleti iscritti all'evento provenienti da ogni parte dell'Italia, con una rappresentativa inglese presente. Tre giornate di splendido sport e sano agonismo hanno
entusiasmato i presenti, che hanno goduto anche del torneo a squadre senior, vedendo vincere la rappresentativa siciliana splendida alla cornice di pubblico che ha gremito gli spalti, oltre 2500 presenze. Rotary Club Lipari e Rotarac insieme per una sana alimentazione. Il club di Lipari svelano i segreti del pesce con la guida di medici ed esperti. Oggi la Rotary Club Lipari, Arcipelago Eoliani, al Rotarac di Lipari, guidato dalla presidente Mara Carnevale, hanno unito le forze per promuovere la consapevolezza su una sana alimentazione presso le scuole elementari, accompagnati dalla vicepresidente, la pediatra Patrizia Girone, e dalla nutrizionista Maria La Fortuna. Il presidente della Rotary Club Lipari Arcipelago Eoliano, Antonello Cincotta, ha sottolineato l'importanza di educare i giovani sui benefici del pesce per la salute e ha elogiato l'impegno dei professionisti intervenuti che hanno contribuito all'iniziativa. Camici in bianco e conti mai in rosso di Salvatore Leone. Anche la dinastia degli Agnelli ha capito che la sanità è una macchina da soldi. La retromarcia del pubblico nella sanità porta l'avanti del privato. Un cambio automatico quando i clienti aumentano perché la popolazione degli anziani cresce. Gli italiani spendono fra i 35 e i 40 miliardi ogni anno per spese sanitarie. Cliniche super tecnologiche, case di riposo per anziane, strutture di diagnostica hanno aperto le porte alla Exor, la holding di casa Agnelli. Dalle officine per riparare le auto a quelle per riparare i corpi umani che per anni hanno guidato le loro auto. Da produttore di automobili e altro, sempre però a rischio di impresa minimo, grazie alla convenzione pubblica che l'alto guadagno ha assicurato. L'aumento della domanda di cure mediche fanno della sanità il settore del futuro, un business da industrializzare dentro gli stabilimenti dismessi, dove le linee di monitoraggio delle quattro ruote riceveranno i lettini sempre a quattro ruote dei malati. I camici saranno sempre bianchi e i conti mai in rosso. La Germania troviamo in linea Michele Sequenza. La donna è il bene più prezioso che Dio ha creato per l'uomo. La poesia è nata grazie alla donna, come la musica, la pittura e la scultura. L'arte è donna. La bontà è donna, la scienza è donna, la gioia è donna. Nessun uomo esiste senza la donna. Tutti insieme a difendere le nostre donne. Dal 2 gennaio al 18 novembre 2023 sono 105 le donne uccise in Italia. Ancora disagi per chi deve viaggiare in treno da Palermo a Messina. Questa mattina la circolazione ferroviaria tra Messina e Sant'Agata di Militello è rimasta bloccata per problemi tecnici. Disagi già per chi ha dovuto prendere il primo treno. Il personale ferroviario ha dirottato i passeggeri sui bus sostitutivi. Trenitalia è già al lavoro per risolvere i problemi tecnici e ripristinare quanto prima la circolazione ferroviaria. Fino a quando la circolazione non sarà totalmente riaperta, chi deve spostare in treno dovrà prendere i bus sostitutivi. Addio.
addio ad Anna Kanakis, attrice, scrittrice e ex giovanissima Miss Italia, che è morta ieri a 61 anni. I funerali si terranno a Roma il 24 novembre. Nata a Messina, figlia di padre greco e di madre siciliana, aveva appena 15 anni quando fu eletta Miss Italia e Santa Eufemia. E fu la prima reginetta così giovani dopo una modifica del regolamento. Nel 1981 partecipò a Miss Universo, bruna, elegante e mediterranea con i splendidi occhi dorati. E Kanakis cominciò la sua carriera come modella, poi su consiglio di Giuseppe Tornatore cominciò a lavorare come attrice. È stata negli anni 80 in oltre 30 film tra fiction e TV. Tante le commedie brillanti dagli inizi, diretta da Castellano e Pipolo e da Sergio Martino in Attila, Flagello di Dio, Occhio Malocchio, Prezzemolo, Finocchio, Acapulco, Prima spiaggia a sinistra, ma con Luigi Magni nel 1989 esordì al cinema interpretando l'esuberante ruolo di banditessa in O Re con Giancarlo Giannini e Ornella Muti, cui seguì nello stesso anno L'avaro di Molière, diretto da Tonino Cervi e con Alberto Sordi. Nel 2010 il debutto con il romanzo Sei così mia quando dormi, L'ultimo scandaloso amore di George Sen, nel 2011 il secondo romanzo L'amante di Goebbels, sulla storia di Lidia Varova, attrice cecoslovacca che fu amante della gerarca nazista nel 1938. L'ultimo lavoro del 2022, Non giudicarmi, ancora un romanzo storico, questa volta sul barone. Dopo un primo matrimonio giovanissima con il musicista Claudio Simonetti, da cui divorziò pochi anni dopo, il secondo nel 2004 con il veneziano Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi doghi di Venezia. Un uomo di 55 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga dai carabinieri a Terme Vigliatore in provincia di Messina, perché in casa aveva oltre 80 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione. Un bilancino di precisione e un taglierino, materiale per il confezionamento, e 170 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. La droga è stata inviata al RIS di Messina per le analisi di laboratorio e l'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Altri due incidenti sulla Messina-Catania, l'autostrada A18, in cui l'altro ieri, domenica 19, si sono verificati due scontri che hanno fatto andare il traffico in tilt. Nel giro di poche ore sono rimasti coinvolte un tir e un'auto e poco dopo altri due mezzi. Il bilancio è di 3 feriti che sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Nel primo caso l'impatto è avvenuto tra gli svincoli di Boccetta e Messina Centro, in attesa dell'arrivo dei soccorritori e delle rimozioni dei mezzi della carreggiata si sono formate lunghe code. La circolazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora. Il secondo schianto si è invece verificato all'altezza del chilometro 71 nel tratto compreso tra Catania e Acireale. Anche in questo caso l'autostrada è rimasta bloccata. A effettuare i rilievi è la polizia stradale, che ricostruirà la dinamica. Domenica sono state 5 le persone rimaste ferite nel tratto autostradale tra Giarre e Acireale, coinvolti 2 auto e un furgoncino nel primo impatto, altri 3 veicoli nel secondo. Con
Con la sua particolare struttura che accompagna la montagna, l'hotel Raya offre delle camere con grandi terrazze, con un panorama unico. Al Raya siete voi i protagonisti, indossando gli splendidi abiti costellati di boila e razze. Nell'isola più chic delle Eolie, l'aperitivo al Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato dal DJ set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena al lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle. Prenditi una pausa dallo stress quotidiano. Immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel L'Isca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle Isole Eolie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea, incorniciata da splendide terrazze solarium, dove potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel, delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle Isole Eolie con le nostre escursioni in barca, o rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel L'Isca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza. Scegli l'hotel L'Isca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero più 39 090 98 30 04. Hotel L'Isca Bianca, dove i sogni diventano realtà. Radio Zimmari Web batte forte sempre. Desideri una pausa gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar L'Isca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita, fatta al momento, con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena, concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio, rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Panakali, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar L'Isca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar L'Isca Bianca, dove i sapori delle Eolie prendono vita. In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Zimmari, più musica, più musica. Radio Zimmari.